Emanuela, dal palcoscenico al parterre ad applaudire Caro Wojtyla. Sì, beh, io sono curiosissima, molto felice di essere qui questa sera. Sono curiosa di vedere come attraverso la musica e l'arte, quindi il teatro, sia stata raccontata la storia di una persona così importante, carismatica. Quindi sono felice di essere sotto il palco questa volta, pronta ad applaudire e a godermi questa storia così piena di spiritualità, credo. È stato importante, Caro Wojtyla, nella tua vita? Ma è una figura, Caro Wojtyla, secondo me è stata una figura importante, perché credo che i grandi capi religiosi siano delle figure molto importanti, possono fare molto per l'umanità, perché specialmente lui ha cercato un dialogo con le religioni. Mi è piaciuta la sua figura di persona e di capo spirituale che cerca il dialogo anche tra le persone. Credo che sia il modo per trovare un punto di contatto, un ponte tra gli esseri umani. Tra l'altro Carol recitava quando era vicino. Sì, aveva questa vocazione artistica, quindi noi non diventeremo papi, ma insomma c'è una certa attinenza, secondo me, tra l'essere artisti e la spiritualità. Certo. Senti Emanuela, quando verremo a vedere te sul palcoscenico? Ma io sto preparando uno spettacolo molto bello che andrà in scena la prossima stagione, che si chiama Le Difettose. È uno spettacolo che parla di donne, di maternità, di tante cose. Vi aspetto. Grazie Emanuela Grimalda, grazie e buono spettacolo.